La parola chiave è tagli. La moneta con cui pagare la cancellazione totale dell'IMU sono tagli all'occupazione, alle risorse per le rinnovabili, ai controlli per l'evasione fiscale, alla manutenzione ferroviaria e alle assunzioni del settore sicurezza. Il decreto IMU realizza solo una parte delle coperture attraverso tagli allo Stato centrale, ma la copertura necessaria per l'eliminazione dell'imposta comporterà tagli e ancora tagli. Il provvedimento ha iniziato il suo iter parlamentare a Montecitorio, ma le parti sociali già fanno sentire la propria voce. Il ministro Saccomanni da subito deve dichiarare la copertura per il non aumento dell'IVA, provvedimento che ci dovrà essere a fine settembre, ma dovrà dichiararlo da subito per far venire meno questo balletto indecente anche da parte di membri del governo come Fassina, che auspicano quasi l'aumento dell'IVA ad ottobre. Questo è un comportamento indecente e inaccettabile del vice ministro Fassina. Il ministro Saccomanni dica da subito come intende coprire il non aumento dell'IVA di ottobre, e il ministro Saccomanni deve dire da subito, come concordato, come intenderà coprire in ottobre con la legge di stabilità la cancellazione della seconda rata dell'IMU. Noi gliel'abbiamo già detto con la rivalutazione delle partecipazioni di Banca d'Italia, le coperture ci sono, Saccomanni ha l'obbligo, ha il dovere nei confronti del Paese di dire queste coperture, in caso contrario sarà il caos nelle aspettative e non è nulla di quello che gli italiani si auspicano.